Beh, innanzitutto buongiorno, porto i saluti della città di Adria, una città importante di 20.000 abitanti, la città che ha dato il nome al mare Adriatico. Effettivamente 5 anni fa mi si è presentato l'ingegner Maltese e mi ha prospettato, che è uno dello staff di Novamont, questa nuova avventura. Adria ha avuto purtroppo negli ultimi 20 anni grandissime perdite occupazionali, e davanti a un progetto così importante ci siamo veramente, abbiamo subalzato immediatamente. Grazie anche, come ha detto prima l'assessore Coppola, abbiamo fatto numerosi incontri e ci siamo messi a disposizione. Avevamo capito che ci poteva essere un grande futuro occupazionale per la nostra città, per il nostro territorio, e poteva essere uno sviluppo. Devo sottolineare una cosa: Novamont è arrivata ad Adria anche perché c'erano delle infrastrutture che sono ancora disegnate nella carta che non si stanno realizzando. Voglio sottolineare, parliamo di Romea Commerciale, parliamo di Nogara Mare, ma avevamo l'autostrada fluviale più importante d'Italia, che era il fiume Po, anche questo che ha bisogno di grandi manutenzioni. Insieme, davanti a un progetto così innovativo, abbiamo fatto veramente la spola con gli uffici regionali, gli uffici provinciali, e ringrazio anche il comando dei Vigili del Fuoco provinciale, che col suo comandante ha cercato di agevolare, perché davanti a un progetto così innovativo c'erano grandi perplessità e non si capiva bene cosa servisse per riconvertire. La burocrazia, sicuramente, che è uno dei mali oscuri di questa nostra nazione, ci ha messo del suo, però in fase di approvazione abbiamo cercato di essere vicini all'azienda, e insieme all'ingegner Maltese e il dottor Dessì siamo riusciti, diciamo, ad agevolare nel miglior modo possibile questa, e oggi finalmente siamo qui. E sono particolarmente felice perché tagliamo un nastro importante per la nostra economia. Grazie a tutti.